Quale sarà il look degli astronauti protagonisti di viaggi interplanetari e di passeggiate su Marte? La NASA lo mette ai voti. Anche se bisognerà aspettare ancora qualche decennio per vedere la prima orma umana sul pianeta rosso, l'agenzia americana si è portata avanti col lavoro e ha rilasciato 3 disegni del nuovo prototipo della tuta spaziale del futuro, quella che con ogni probabilità andrà a sostituire la EMU, l'Extra Vehicular Mobility Unit, in servizio dal 1981, figlia dell'era Shuttle e ormai verso il pensionamento anche alla luce dell'incidente occorso al nostro astronauta Luca Parmitano. La serie Z2, diretta erede della Z1, la stessa che la rivista Time ha decretato una delle migliori invenzioni del 2012, sarà il primo abito spaziale concepito per operare sulla superficie di un pianeta alieno, testato al vuoto dello spazio e sviluppato con l'ausilio di scanner laser e stampanti 3D. Ma soprattutto per chi le indosserà, le Z2 rispetto alle antenate EMU garantiranno una maggiore mobilità grazie al sistema del doppio modulo superiore e inferiore. Diverse le proposte di design firmate NASA, ma ad essere prodotto sarà un solo modello, quello che incontrerà maggiormente il gusto del pubblico, chiamato a pronunciarsi fra 3 diversi concept. Il primo, Biomimicry, prende spunto dal mondo sommerso degli oceani e incorpora motivi bioluminescenti che rimandano alle creature acquatiche estreme, capaci di sopravvivere nell'ambiente inospitale delle profondità degli abissi. Technology rende omaggio alle tute spaziali del passato, introducendo elementi tecnologici del futuro. Fili e inserti di tessuto a emissione luminosa permetteranno di identificare i membri dell'equipaggio durante le passeggiate spaziali. Infine, Trends in Society si ispira all'abbigliamento sportivo di tutti i giorni, cercando di immaginare come saranno, un domani non troppo lontano, i comuni abiti spaziali. I modelli possono essere visionati in 2D, in 3D e a luci spente per godere degli inserti che si illuminano al buio. Per votare lo stile che più vi proietta nel futuro dell'esplorazione umana dello spazio, visitate il sito del Johnson Space Center. Il concept più votato sarà annunciato il 30 aprile 2014. Il prototipo scelto, garantisce la NASA, verrà prodotto entro il prossimo novembre e su di esso sarà condotta un'intensiva campagna di test per la definizione di quella che sarà la tuta spaziale di nuova generazione.